Ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video che è il primo video con il mio sospirato schienale che aspettavo da 4 mesi, sì. Come sappiamo la sanità italiana è sempre quella che è, che poi in realtà è il vecchio schienale con una nuova fodera, perché fanno fare le cose ai dottori che non le sanno fare e questo succede comunque. Vi anticipo che nella settimana in cui vedrete questo video potreste vedermi due, forse addirittura tre volte, vediamo un po', perché fortunatamente ci siete voi che mi date le idee. Una di queste idee è l'oggetto di questo video. Questo video è fatto in collaborazione con il mio papino papone Roberto Cerrone, che si chiama davvero così e non è una rima fatta per far ridere io e le mie battutacce. E abbiamo pensato un po' al filo conduttore da trovare. In realtà i video non saranno proprio uguali, perché io vi parlerò della parte di cinema che vedo tra virgolette io, e lui vi parlerà del suo genere preferito, che è quello comico, che è quello che cerca di portare nel suo canale con un successo che mi dispiace dire è scarso e non dovrebbe essere scarso perché il talento c'è. Quindi vi lascio il link al video, link al canale. Cosa guardo io al cinema? Punto di domanda. Beh, la prima cosa, il primo genere in assoluto lo sapete tutti. E il fantasy, in particolar modo Harry Potter. Credo di essere l'unica imperdonabile persona che non ha visto ancora il Signore degli Anelli, prima o poi mi dirò. E infatti sbaglio sempre tutte le domande sul Signore degli Anelli in trivia crack. Quindi il primo genere è senza dubbio il fantasy, perché è quello che mi permette di evadere maggiormente da una realtà che lasciamo perdere, specialmente gli ultimi 4 mesi poi. E credo che dalla barba e dalle occhiaie si veda. Teniamo un velo pietoso. E poi di solito, specialmente quando leggevo un po' di più, adesso ho ripreso e infatti non ho ancora fatto altre recensioni di libri, ma ci saranno. Di solito guardavo sempre le trasposizioni di quello che leggevo, per quello che mi era possibile, però le trasposizioni cinematografiche mi hanno sempre un po' deluso. E quindi diciamo che ci penso sempre due volte, anche se nel caso di Animali Fantastici ho fatto il contrario, perché ho troppi libri da leggere, sono diventato esageratamente lento e non ho ancora letto Animali Fantastici. E poi la cosa che mi fa arrabbiare delle trasposizioni cinematografiche, chi mi segue da un po' lo sa, è il fatto che ci sono troppi, 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 troppi tagli. Diciamo che non ho un genere proprio ben definito, ecco. Di base ci deve essere una trama che mi deve colpire. Di base deve correre il meno sangue possibile, perché io non faccio prima a dire quello di cui non sono del tipo, quindi thriller, horror, psicologici, criminali, eccetera, eccetera. Poi diciamo che per il resto mi adatto. Vi faccio un esempio: quando sono andato a vedere La Bella e la Bestia, versione live action, come si dice adesso, ho visto la pubblicità di un altro film dove comparirà Emma Watson, che è intitolato The Circle, che non è esattamente il mio genere, però la trama mi ha intrigato e se riuscirò lo andrò a vedere. Di solito qui a Grosseto i film arrivano subito, almeno una cosa buona. In The Circle Emma è un'informatica di grande cervello che viene coinvolta in un'enorme operazione di controllo di massa attraverso la tecnologia. Di più non ricordo sinceramente, poi non voglio farvi nemmeno spoiler qualora decideste di andare a vedere anche voi il film. Quindi diciamo che io scelgo il film in base all'intrigo. Non intrigo inteso come pettegolezzo. Scelgo in base a ciò che deve prendere, ma di
Di base ti posso spaziare dal romantico, ti posso spaziare da, non lo so, le trasposizioni, come ho detto, il fantasy. Non mi piacciono assolutamente i cinepanettoni, io credo che la comicità sia altra, credo che possiamo parlare di comicità parlando, non lo so, di Totò, ad esempio, anche se io non sono un esperto di Totò. E poi cosa posso guardare? Vediamo. Diciamo che ho dei gusti molto vari che non sono un po' difficili da classificare. Se io vi dovessi parlare di comicità, che sarà il tema principale del video di Robby, mi vado a vedere un video di Robby, vado sul sicuro che riderò. Ecco. Io mi scuso se questo video magari risulterà un pochino poco interessante, ma a parte che è stato difficile per me scegliere la trama, perché le idee da parte di Roberto c'erano comunque, sono io quello che magari sono un po' meno eclettico e moralmente sono anche di, come dire, ho il morale un po' basso, quindi non chiedo scusa se non sembro il solito che vedete nei video. Quindi io vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi chiedo ancora scusa, vi ricordo di passare dal canale di Roberto e se riesco, come ho detto, vi lascio sia il link al canale che il link al video, quindi guardate questo benedetto infobox. E nulla, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!